Niente, riprova. Hanno notato come me stesso, né più né meno. Come? Correggiti un poco, che quello che hai detto non sia la tua rovina. Padre, tu mi hai generata, cresciuta, amata. E io in cambio ti do ciò che è mio dovere. Ti amo, ti rispetto, ti obbedisco. È solo questo che ti entra. Questo. Sei così giovane e sei già così dura. Così giovane. Così vera. Era mia mamma. E così sia. Sarà la verità, la tua dote. Che ti ha detto? Era arrabbiata. No, non con te. Con me. A voi dunque congiuntamente trasmetto il potere, l'autorità e la sovrana prerogativa della corona. Lei io manterrò soltanto il nome e gli onori dovuti. Terre, governo, figli miei, a voi. Dividete tra voi la mia corona. Ma dico, saranno cose che capitano a tutti, credo, no? Capitano, vero? Ogni cura paterna, ogni legame di legge di sangue, e come straniera di scaccio da chi per sé. L'ho molto amato, alle sue dolci cure volevo affidare il mio riposo. Via! Alla tomba la mia faccia, e io ti strappo dal mio cuore. Guarda quello che... Taci! Non metterti tra il drago e la sua collera. No, no, per carità, che sia giusta con... A tutti dico addio. Continuerò per la mia vecchia strada. Quanto a noi, ci riserviamo una scorta di 100 cavalieri che voi manterrete e saremo vostri ospiti un mese presso l'uno e un mese presso l'altro, come è giusto. Bene. Senti, non mi hai mai detto come ti chiami? Come ti chiami? Riccardo? Enrico? Giovanni? Che cosa vuoi fare? È la donna Stella. Lo vuoi? L'unico onore è la verità. Ho provato a chiedere di lei, ma mi hanno detto che è così da sempre. Lo vuoi? Non è sua funzione. Ma chi è la Stella? Dolce Cordelia. Ma no. Tanto più ricca ora che sei povera, quanto rinnegata e disprezzata. Tanto più eletta e amata, quanto rinnegata e disprezzata.
Senti, guarda che cosa ho trovato. Grazie a Dio, non perdi nulla, troverai di meglio altrove. Voce cordelia, cordelia. Cordelia. Direi, io manterrò soltanto il nome e gli onori dovuti. Noi oggi a tutti vogliamo render nota la nostra lungamente ponderata decisione. La mappa qui, sappiate, abbiamo diviso il nostro regno in tre. È nostra ferma intenzione scrollare dalle antiche spalle del re. Ah no, scrollare dalle antiche spalle del re tutte le cure e gli affanni del governo. E noi, sgranati da ogni peso, sgravati da ogni peso, strisciare verso la morte. Le tue parole vengono da qui. Tu le dici un po' diverse a volte, però le tue parole sono queste. Guarda, la stessa cosa. L'ho letto tutto. Vabbè, a metà mi sono addormentato, ma stamattina a colazione l'ho finito. Perché lo dici sempre, lo sai a memoria, che ci trovi di interessante, di bello, perché lo ripeti? La mappa, qui, quale mappa? L'unico onore è la verità, quando la maestà si precipita nella follia. La follia, conserva il tuo stato, rientra in te stesso. Frena questa torrabbia maledetta, un cuore non è vuoto, perché parole semplici non lo fanno suonare. Via dai miei occhi, apri invece di io, finché avrò voce in gola, ti crederò in faccia. Sbagli! È molto strano che il mio figlio prediletto, fino a ieri argomento di ogni lode, il migliore, abbia potuto commettere questo materdoglio non so che di tanto ridere. Quale figlio? Lira ha tre figlie, fermi. Se tutto ciò che e sono causa il mio non saper dire ciò che non sento. Rendi almeno noto che non fu azione tua, non disonorevole a privarmi del tuo favore. Vabbè, personaggi interpreti sono Lirtino Carraro, Kent Carlo Catania, Edgar Gabriele Lavia e poi ci sono tre sorelle che sono Cordelia. Sappi, diviso il mio regno in tre e mia ferma intenzione scrollare dalle ultime spalle del re tutte le cure e gli affanni del governo conferendogli a più giovani forze ed io scravaggio di strisciando verso la morte. Sì, ho capito, solo che volevo dire. Ora, mia gioia ultima, piccola, che cosa sei che io mi permetterà di tanto di regno ancora più violento di quello delle tue sorelle? Non lo so. Parla! Ah, niente! Mia gioia ultima, più piccola. Mia gioia ultima, più piccola. Ma senti, ti sei inceppato, magari ci riposiamo. Via! Il mio matto dov'è? Io, oggi, a tutti. Che ne dici se andiamo a pranzo insieme? Io e te. Sappiate, ho diviso il mio regno. Hanno fatto parlare di piselli. Scrollare le antiche spalle. So che ti piacciono. Tutte gli affari del governo, conferendogli più giovani forti. Io posso venire con te. Ha visto mia mamma e io. Ora, dai, via, ci andiamo. Che cosa fai? Per meritare in te, la sveglia ancora più pulita. Dico! Andiamo a mensa? Io, oggi, a tutti, voglio rendere nota la mia decisione. E va bene, lunga, va bene, la mappa, qui, sappiate, ho diviso il mio regno. Anche lì ero rimasto, e mia lo sai che faccio? Io me ne vado, perché non si chiama il marco, un motivo c'è. Provaci. Io oggi a tutti voglio rendere nota la mia decisione lungamente ponderata. Ma come? La mamma qui. Ti ho portato il succo di fiore. Ti ho portato il fiore. Ho trovato il tuo libro. L'ho letto. Te l'ho portato. E tu? Tutte le cose affanno il governo conferendogli a più giovani forze. Come vuoi. Ed io
verso la morte. Ciao. Viaggio al mio ultimo e più piccolo. Che cosa sai dirmi? Niente, niente. 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 Da niente. 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 La verità è un cane che si scaccia. Ma guarda un po', quest'uomo, una figlia esiliò e le altre due figlie di favore colmò. E adesso vecchietto insegna il discorso. Mai far vedere tutto quello che hai, mai raccontare tutto quello che sai, mai prestare tutto quello che hai, credi poco e impara assai. Tutto quello che hai non lo puntare, vino e puttane lascia restare. E allora, con un po' di fortuna, avrai il sole di giorno e di notte la luna. Questo non vuol dire niente, e a me il niente serve proprio a niente. Niente da niente. Scusa per l'altro giorno. Questo matto del tutto non è? No, matto del tutto no. Te li ho lavati e puliti.
diventa sempre più capriccioso. Cioè, ho provato a farlo. Però una volta sbaglio programma, la malattia deve... una volta sbaglio centrifuga, una volta metto troppo sapone e poi i pantaloni mi prudono qui, hai presente? Questo tra ginocchio e come si chiama? L'interno coscia, che poi mi ci vengono anche le bollicine e poi... ho desistito. Li ho fatti lavare a mia mamma. Io oggi a tutti voglio rendere... Aspetta! Aspetta, ti ho portato una cosa. Sandra. La tigre della Malesia. No, non è fisicamente una tigre. Vabbè, lei è la perla di Labuan, è una bella ragazza, loro si innamorano. Magari si distrae. Ti piace? Io oggi a tutti voglio rendere nota la mia decisione lungamente. Ho capito. Cosa sei? Ah, un uomo, signore. Il tuo mestiere? Il mio mestiere è di non essere da meno di quello che sembro. Ma tu chi sei? Un uomo di buon cuore e povero come il re. Se sei un povero uomo come io veramente sono povero. Veramente dice subito. Se sei un povero uomo come io sono un povero re, sei veramente povero. Che cosa vuoi? Servire. Chi? Voi. E chi sono? No, signore, ma c'è qualcosa in voi. E che cos'è questo qualcosa? La vostra autorità. Cosa sai fare? Io? Io so aggiustare le cose. Per esempio, l'altro giorno ho visto... Ehi, niente! Si mangia! Sì. Il pranzo! Sì. Ti ho preso. Cosina. Che mi hanno dato. E questa. Senti, io ci ho provato a cucinare, eh? Ho fatto anche il soffritto e la cipolla mi fa piangere. Perché devi stare attento a non farla a gradini troppo piccolini, perché poi sennò devi controllare che si brucia, io l'ho bruciata. Quindi ho comprato questo. So fare la Macedonia. Ci metto solo le banane.